Buongiorno, sono Marco Giovanetti, Product Specialist per Yamaha Commercial Audio e oggi volevo presentarvi i nuovi prodotti MA2030 e PA2030. Sono due prodotti che fanno parte di una stessa linea, sono stati pensati appunto per lavorare insieme e sono un mixer amplificato AREC e un altro amplificatore AREC utilizzabile come espansione di potenza per il primo. Sull'MA2030 abbiamo la possibilità di connettere due ingressi microfonici, di cui uno con un connettore Neutrik combo sul pannello frontale e uno con una connessione Euroblock sul pannello posteriore, e la possibilità di inserire tre ingressi di linea, di cui il primo con ingresso stereo mini jack sul pannello frontale e due con ingressi RCA sul pannello posteriore. Continuando con i controlli del pannello frontale, abbiamo la manopola per la regolazione del volume e due manopoline per la regolazione delle equalizzazioni dei toni bassi e alti. L'MA2030 ha integrato un amplificatore di potenza che può lavorare in bassa impedenza 4 o 3 ohm su due canali da 30 watt, oppure può lavorare su linee di potenza da 60 watt, 100 o 70 volt. Il PA2030 non è nient'altro che la componente di amplificatore di potenza che troviamo all'interno dell'MA2030, e reso stand alone per essere utilizzato come espansione per il sistema qualora la potenza dell'MA2030 non fosse sufficiente. È possibile prelevare quindi l'uscita di linea dell'MA2030, entrare nel PA2030 e andarlo a utilizzare. Questo tipo di macchine sono state pensate principalmente per applicazioni in retail shop, piccole sale conferenze, bar, pub, per tutte quelle situazioni dove c'è bisogno di un impianto per musica diffusa con relativamente pochi controlli, semplici da usare, dove non sono necessarie grandi potenze, ma dove purtroppo molto importanti in questo periodo, c'è la necessità di avere dei prodotti low budget. E in tutto questo range di applicazioni, questi sono prodotti assolutamente ideali. Mi indichi magari proprio da sopra l'in per gli